Buongiorno e bentrovati con la nostra informazione sportiva. Iniziamo parlando di calcio di Lega Pro. L'allenatore del Campobasso, Edoardo Imbimbo, nel corso di una conferenza stampa ha spiegato i motivi per i quali, appena dopo la partita con l'Aquila domenica scorsa, si era dimesso, salvo poi tornare sui suoi passi. Allo stadio di Selvapiana con il tecnico rossoblu c'erano anche il direttore sportivo Multineddu, il team manager Pagliarini, la dirigente Anna Favi ed alcuni calciatori. Intanto la squadra prepara la trasferta a Salerno. Di scoraggiamento, come L'allenatore del Campobasso, Edoardo Imbimbo, ha convocato una conferenza stampa per confermare le sue dimissioni rassegnate a caldo dopo il pareggio con l'Aquila, poi rientrate grazie alla fiducia ricevuta dalla società rossoblù, che ha spronato Imbimbo a proseguire la sua avventura alla guida dei Lupi. All'incontro con la stampa erano presenti il direttore generale Anna Favi, il direttore sportivo Gianfranco Multineddu, il team manager Mirko Pagliarini e alcuni tra i giocatori più rappresentativi come Giuliano Morante, Marino Reis, Dall'Occo e Boy. Imbimbo ha spiegato nel corso della conferenza il post partita con l'Aquila. Voglio fare le scuse ai tifosi che sono venuti allo stadio domenica per la prova che gli abbiamo offerto e credo che questo sia, almeno per me, una cosa molto importante. Ci tengo particolarmente a chiedergli scusa per quello che abbiamo offerto calcisticamente. Questo è probabilmente è stata poi la mia reazione pensata subito nel momento in cui stavo entrando dentro lo spogliatoio, perché ci sono delle situazioni che partono probabilmente da troppo lontano, anche perché poi l'allenatore è il primo a dare dei segnali verso la propria squadra. E la mia decisione era quella di lasciare, ma non per abbandonare i ragazzi che alla fine dimostrano sempre un grosso impegno, sia fisico che mentale, dovendo fare dei sacrifici importanti. Si fanno sacrifici importanti che non sto qui a rimarcare. Però, siccome io ritengo Campobasso una piazza importantissima, e lo dico ancora di più da un anno a questa parte, che è quasi un anno che sono qui, nonostante allo stadio non ci viene quasi nessuno, io ritengo ancora di più una piazza molto importante dove poter fare calcio. Potrei dire il contrario, che sarebbe troppo facile per me dire si fa calcio perché ci sono 3.000 o 4.000 persone. Io invece rimarco ancora che si può fare calcio perché è una piazza importante anche se ci sono 600, 700, 800 persone allo stadio. Proprio per questo il primo segnale l'ho voluto lanciare alla città. Nel senso che non voglio passare per quello che non sono, come quasi tutti, credo, tifosi e voi giornalisti. La prima cosa è che l'allenatore non parla, non pretende e non si fa sentire. In questa situazione dove abbiamo rimarcato più volte che questa squadra ha bisogno di certi giocatori per fargli fare il salto di qualità. Proprio per questo io domenica, arrabbiato, deluso dalla prestazione, ci tenevo e ci tengo ancora oggi a far capire che non voglio passare per uno che fa il burattino o che sta zitto proprio solo e esclusivamente per lavorare e per avere una panchina sicura. Questo è stato il mio primo pensiero, perché poi sfido chiunque a una settimana prima di una partita così bella da affrontare con un fascino particolare per me, che sono un ex che ha lavorato 2 anni a Salerno. Sfido chiunque allenatore in Italia, a fare ciò che avevo fatto io fino a lunedì, credo alle 11 a mezzogiorno, con la mia, come si dice, con il mio modo di dover volerla pensare in questo, sotto questi aspetti, perché credo che dare le dimissioni sia un atto che si può personalmente rivolgere verso due cose, o perché non ce la fai più, o perché ti rendi conto che vuoi una reazione. E poi l'ho fatto per la squadra, perché ci sono dei momenti dove bisogna fare qualcosa in più per uscire fuori da certe situazioni. E noi in meno di un'ora avevamo perso tutto quello di buono fatto da un mese a questa parte. E quindi
La mia valutazione finale è questa, che dando le dimissioni per me era un segnale importante per la società, lo stesso per il direttore, per la squadra e soprattutto per la città, per i tifosi che io ci tengo particolarmente. Sono ancora più carico e mi auguro che i giocatori questa cosa la capiscano e sono pronto a ricominciare. Ringrazio la società perché ringrazio il presidente Capone e Gaudiano Capone per avermi dato ancora dimostrazione di fiducia nei miei confronti e questo mi fa sentire ancora un uomo ancora più forte, sia come allenatore che come essere umano. E continuiamo ancora a parlare di calcio di Lega Pro, conferenza stampa anche per i prossimi avversari del Campobasso, ovvero per la Salernitana. A parlare è stato il capitano Francesco Montervino. Ascoltiamo l'esperto centrocampista che appena 3 anni fa giocava con il Napoli in Serie A. Questa squadra aveva bisogno di un po' di tempo, aveva bisogno di un po' di tempo perché che ci fossero delle qualità, voglio dire, era già credo risaputo, anche in ritiro ci eravamo accorti della validità di tanti calciatori, quindi sicuramente c'era bisogno di un pochettino di tempo per far venire fuori le qualità di ognuno. Poi indubbiamente i risultati aiutano sempre, quindi una volta arrivata la prima vittoria probabilmente c'è stata un pochettino più di fiducia anche nei nostri mezzi da parte di tutti e adesso sembra una squadra totalmente diversa rispetto a quella dell'inizio. Il pericolo adesso qual è? L'euforia? Sicuramente no, il calo di tensione no, perché vedo che gli allenamenti continuano a essere intensi come lo erano prima. Solitamente succede che quando una squadra perde il martedì l'allenamento è intensissimo, quando la squadra vince il martedì l'allenamento è blando. Invece, devo essere sincero, nonostante per fortuna le vittorie, questa squadra il martedì arriva al campo con la voglia di allenarsi, quindi c'è grande intensità, quindi calo di tensione no, però sicuramente il pericolo è quello di adagiarsi un pochettino, no? Bisogna cercare di evitarlo, bisogna essere bravi ad evitare questo pericolo. Un'ultimissima considerazione, si temeva molto la squalifica di Ginestra, che era il miglior attaccante della squadra. Senza Ginestra la squadra ha vinto, ha segnato tanto e quindi vuol dire che questa squadra non dipendeva e non dipenderà mai da un unico calciatore. Questo non l'abbiamo mai detto noi, No, no, perché poi c'è da sottolineare che manca anche Monard. Voglio dire, sono due giocatori che per questa categoria sicuramente sono un lusso, però la squadra vince. Ma io credo che tutti siano importanti, ma nessuno è indispensabile. È così come se il mister dovesse scegliere di non far giocare me o di non far giocare, che so, Molinari o Rinaldi, parlo dei più vecchi ovviamente. Io credo che questa squadra saprà divincolarsi e saprà avere un rendimento alto comunque. Poi il risultato a volte non dipende dalla mancanza o meno di qualche calciatore, a volte ci sono degli episodi e tu non lo insegni, però credo che tutti siano importanti. Ovviamente avere nella rosa uno come Ginestra credo che sia fondamentale ai fini di quello che è l'obiettivo finale. E indubbiamente oggi chi lo sta sostituendo sta facendo comunque bene. E parliamo adesso di eccellenza e promozione. Si sono giocate ieri le gare di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia. Vediamo con la grafica i risultati. Sesto Campano Vinchiaturo 4-2, Atletico Sessano Cliternina 1-0, Montenero Rocca Ravindola 1-1, Torri Salife 3-1, Vasto Gerardi Montacuila 0-1, Boiano Sant'Angiolese 0-0, il Fornelli ha vinto sul Gambatesa per 5-0, Campobasso 1919 Rinascita Bussese 3-1. E in virtù di questi risultati, questi gli abbinamenti dei quarti di finale che si disputeranno il 7 e il 21 novembre. Sesto Campano, Campobasso 1919, Atletico Sessano, Fornelli, Montenero, Boiano, Turris, Montaquila. Parlando ancora della Coppa Italia, appena dopo il match il presidente dell'Atletico Sessano Mancini ha espresso tutta la sua soddisfazione per il raggiungimento dei quarti di finale della manifestazione tricolore. Ascoltiamolo. Marco Mancini, giovane presidente di questo Sessano che continua a dare soddisfazioni in campionato e anche in Coppa Italia, oggi si è passato il turno. Sì, insomma, il nostro obiettivo veramente per quanto riguarda la Coppa Italia già l'avevamo ottenuto, perché l'obiettivo per quest'anno per quanto riguarda la Coppa Italia era almeno passare la fase a gironi. Ci siamo riusciti, siamo arrivati agli ottavi e anche gli ottavi li abbiamo superati.
Si dice che a Sessano si voglia fare calcio con i giovani, con tanti ragazzi, ma anche qualche esperto, e quest'anno forse questo progetto sta riuscendo. Sì, molti giovani sono presenti quest'anno a Sessano, ma forse anche qualche ragazzo di esperienza come Sant'Agata, Celato, però insomma il nostro obiettivo è forse mettere molti giocatori locali del posto, far giocare, insomma ci stiamo riuscendo per il momento. E però domenica, diciamo anche con Mister De Bellis, c'è il Boiano, l'ultima di questo trittico così favoloso, si gioca in casa e so che ci tenete molto a che la gente di Sessano si stringa attorno a questo bel giocattolo chiamato Atletico Sessano. Sì, insomma è una mia creatura, possiamo dire, ma non è una mia creatura, scherzo, insomma è una creatura, è una squadra di tutti, non è di Marco Mancini né della società dell'Atletico Sessano, e l'Atletico Sessano si chiama Atletico Sessano perché è di tutti. È un patrimonio dell'intera cittadinanza. Insomma, sono sicuro che i sessanesi verranno allo stadio domenica tutti insieme per tifare Atletico. E adesso passiamo alla Serie D. Il Termoli non si fida del Città di Marino e mister Giacomarro mantiene alta la concentrazione in vista della gara contro il fanalino di coda del campionato e la chance per portarsi in zona playoff prima della gara di Pesaro. Vediamo il servizio. Questo fine settimana nel raggruppamento di Serie D Girone F si gioca la nona giornata. Il Termoli deve affrontare la seconda gara interna consecutiva contro il Città di Marino, Cenerentola del torneo. Sulla carta sembrerebbe una gara già vinta, ma la scorsa avversaria dei giallorossi sul rettangolo verde del Cannarsa ha ben dimostrato che questi conti è meglio non farli. La squadra di mister Giacomarro è riuscita a conquistare i tre punti grazie ad un risultato di misura ottenuto per via di un calcio di rigore messo a segno da Bartolini. I marsicani hanno venduto cara la pelle e si sono presentati nella cittadina adriatica formando una barricata davanti al proprio portiere per cercare di strappare con le unghie e con i denti anche un solo punticino. Ma il Termoli aveva calcolato questa possibilità ed il suo risultato voleva ottenerlo sfruttando le ripartenze di calci piazzati. Ed è proprio quello che è successo, è stato il rigore a decidere le sorti del match. Domenica al Gino Cannarsa è attesa l'ultima in classifica che sicuramente ripeterà il gioco espresso tra le proprie mura contro la vice capolista Ancona, bloccata sul punteggio di 1-1. Al Città di Marino servono punti per restare a galla, al Termoli servono per rilanciarsi in classifica ed iniziare a fare capolino tra le big del torneo. Ma i giallorossi stanno acquisendo sicurezza per via della loro striscia positiva che continua ad allungarsi e difficilmente da questo momento in poi lasceranno violare il proprio terreno da tutte le pretendenti. E parliamo adesso dell'Olimpia Agnonese che domenica è attesa da una partita non difficilissima contro il San Nicolò. Per i Granata ci sarà anche la chance di continuare a restare nei quartieri alti della classifica. Il servizio. L'Olimpia Agnonese vola alle soglie della nona giornata di campionato e Granata sono distanti due sole lunghezze dalla vetta e continuano la loro marcia a suon di punti conquistati. L'ultima affermazione in ordine temporale è arrivata domenica scorsa sul terreno della Recanatese, dove i leopardiani sono stati sconfitti con l'altisonante punteggio di 3-0. Un inizio di stagione scoppiettante per la truppa di Urbano, dove gli unici nei sono stati il pareggio con il Celano e la sconfitta nel derby con l'Isernia, che col senno di poi si sarebbero potuti evitare prestando maggiori attenzioni al caso. Fatto sta che l'Agnone si tiene stretto il primato di miglior attacco del raggruppamento F di Serie D ed è l'unico team a conservare l'imbattibilità fuori dalle mura amiche. Da questi risultati si evince che i Granata non sono così vicini alla vetta per caso. Hanno una squadra che gode di ottima salute, un attacco in palla e una buona dose di testa. Il prossimo impegno dei Granata li vede scendere sul rettangolo verde del Civitelle faccia a faccia con il San Nicolò, compagine che quest'anno non ha ancora tirato fuori il suo potenziale ma che la scorsa stagione è stata lo spauracchio di molte potenti. Ma l'obiettivo dell'Agnonese, come sottolineato più volte dal presidente Carmine Masciotra e da vari dirigenti, è quello di una salvezza tranquilla raggiunta il prima possibile per proseguire la stagione a cuor leggero e prendersi le migliori soddisfazioni che certamente non mancheranno. E adesso l'Isernia che non abbassa la guardia, mister Farina non si ritiene ancora sazio dopo i tre successi consecutivi in campionato. I biancocelesti stanno preparando la gara di Macerata, match che effettivamente nasconde più di qualche insidia. Ascoltiamo.
Con la partita di domenica scorsa contro la Strea, l'Isernia ha mostrato di essere davvero in grado di competere con tutte le squadre del suo girone. Per la nona di campionato i biancocelesti saranno impegnati all'Elvia Recina di Macerata. Un solo punto di distacco in classifica a dividere le due squadre, la Molisana a 12 e la Marchigiana a 13. La maceratese reduce da due sconfitte consecutive e di questo equilibrio precario ne approfitteranno i biancocelesti. A travolgere la squadra sicuramente ci sarà il solito Palumbo che domenica scorsa ha davvero giocato una partita spettacolare. Ieri l'Isernia ha lavorato intensamente sotto lo sguardo attento di mister Farina e del professor Barrea. Domenica la squadra sarà disponibile al completo e questo è già un ottimo punto di partenza. Tornerà anche il capitano Nicola Panico che ha scontato il turno di squalifica. Intanto lo staff medico continua a lavorare per recuperare il fantasista Donato Vinci Guerra che soffre di un problema muscolare. Con il morale alto e le ottime capacità atletiche l'Isernia non ha timore di nulla e nessuno. Domenica lo scontro con la squadra marchigiana sarà difficile ma non impossibile. I giovanissimi della scuola calcio di Mirabello Sannitico nel campionato regionale di categoria si trovano ancora a punteggio pieno dopo tre incontri di campionato. Nell'ultimo turno il team di mister Piccirillo ha sconfitto la Fortuna Calcio. Ascoltiamo l'allenatore del Mirabello Piccirillo. Mister Piccirilli, il mister dei giovanissimi del Mirabello Calcio, oggi terza giornata del campionato regionale dei giovanissimi. Come è andata la gara contro il Fortuna Campobasso? Una bella partita, innanzitutto complimenti agli avversari perché ci hanno dato filo da torcere. Poi in tutto sommato una buona partita, siamo partiti forse deconcentrati, non so per quale motivo, poi abbiamo iniziato a giocare un pochino, gol su calcio piazzato. Loro hanno avuto una buona seconda parte del primo tempo e poi dopo all'inizio del secondo tempo gol sempre sul calcio piazzato da parte nostra. Avete tenuto il pallino del gioco, questa è la terza vittoria consecutiva, la terza dall'inizio del campionato, siete a punteggio pieno. Che gara, che campionato si aspetta per anche in vista del futuro? Beh, sinceramente il pallino del gioco non direi, loro hanno giocato bene, la partita è stata combattuta e molto equilibrata. Per il campionato non lo so, andiamo partita per partita, vediamo quello che succede, senza fare troppi programmi. Sono una squadra giovanissima, sono tutti anche alla prima esperienza nel campionato dei giovanissimi regionali. Lei che indicazioni può dare? Qualche giocatore che ha notato in particolare? No, giocatori che ho notato in particolare nessuno, perché comunque è un'ottima squadra, una buona squadra completa in tutti i reparti. Indicazioni? Beh, soprattutto l'educazione è la prima cosa. Indicazioni in campo, quelle sono il nostro lavoro, cerchiamo di fare il meglio, però cercare di creare un buon gruppo è la cosa fondamentale. E adesso passiamo ad alcune notizie di calcio A5 di Serie B. Cresce l'attesa nel capoluogo di regione per il derby di Serie B di calcio A5 tra la Five Campobasso e la Isernia. La sfida andrà in scena sabato alla palestra Sturzo di Campobasso con inizio alle ore 15. Martedì prossimo dalle 15.30 allo stadio Cannarsa di Termoli ospiterà un meeting giovanile di atletica leggera organizzato dal Comitato Provinciale di Campobasso della FIDAL. Questa per oggi era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, buona giornata.